Il maestro Tornatore torna a Messina dopo 25 anni dall'uscita di Nuovo Cinema Paradiso. Si è tenuto sabato 25 gennaio, presso l'auditorium della Gazzetta del Sud, l'incontro dal tema Architettura dello Sguardo per celebrare i 25 anni dall'uscita di Nuovo Cinema Paradiso. A ricordare quegli anni un commosso Ninni Panzera, presidente dell'Associazione Culturale La Zattera dell'Arte, associazione che lo stesso Panzera definisce come un'evoluzione di un'esperienza umana e professionale cominciata alla Saletta Milani, dove il 26 gennaio del 1989, esattamente 25 anni fa, Tornatore incontrò gli spettatori messinesi. Durante quell'incontro il regista si augurava che il suo film Nuovo Cinema Paradiso, andato male dovunque, potesse avere una nuova vita. Io non pretendo l'Oscar, la sera prima di addormentarmi sogno che Messina sia tutto il mondo. Sono queste le parole che l'allora giovane Tornatore confidò al telefono a Ninni Panzera. Durante l'incontro Tornatore racconta come quelle parole creavano in lui confusione e smarrimento. Fu doloroso quel risultato, i pessimi incassi, soprattutto a Messina, dice. Il maestro continua il suo racconto ricordando come se non fosse Gianni Parlagreco che fece assistere al film nella sua sala senza far pagare il biglietto all'ingresso, non avrebbe avuto successo. Gli spettatori avrebbero pagato all'uscita solo se fossero rimasti soddisfatti, e così fu. Il mancato successo iniziale del film fu dei più attribuito alla sua lunghezza di 2 ore e mezza. Altri ritenevano invece che il titolo era fuorviante, ne gli proposero così di cambiarlo in baci tagliati, modificandone pure il manifesto. Ma Tornatore si oppose e alla fine decise di seguire il consiglio del produttore e del distributore, ovvero di ridurne la durata. Fece così un taglio di 25 minuti ed il resto è storia. Durante l'incontro, Ninni Panzera racconta l'intento di creare un centro di documentazione su Giuseppe Tornatore. Proprio per questo fa proiettare un montaggio video realizzato dal regista Fabio Schifilliti come omaggio della città di Messina al maestro. All'incontro hanno preso parte anche il direttore editoriale della Gazzetta del Sud, Lino Morgante, il giornalista e consigliere culturale della Fondazione Bonino Puleo, Piero Orteca, e il critico Franco Cicero. Presente anche il sindaco Renato Ancorinti, che ha chiesto a Tornatore come si possano aiutare i giovani siciliani che sognano di intraprendere il suo mestiere. Credo, ha risposto il regista, che la cosa migliore per loro sia che io adesso continui a fare film. Quando non ne sarò più capace, il mercato dirà che non dovrò più farne, allora mi dedicherò a loro attraverso tutto quello che ho imparato.